Andiamo a premiare. Daniele, mi dispiace essere per ultimo, però le cose ultime sono sempre quelle migliori. Allora, giusto. Allora, andiamo, sei pronto? Allora, intanto una parola velocissima. Allora, Panalcentro continua la sua attività sempre appoggiando le cose migliori, i valori migliori dello sport, e quindi con l'avvento dell'UISP quest'anno abbiamo fatto anche questa combina insieme, e poi vedremo, in settimana faremo una riunione penso per confermare o meno l'attività per l'anno prossimo, e quindi sentiremo anche i nostri soci e squadre di Panalcentro. Non ho visto troppe persone comunque, perché poi si sono sfoltiti, e spero che ci siano rimasti ancora per ricevere questa premiazione della Panalcentro Cup, che è nella sua terza edizione, e racconteremo qualche sorpresa più tardi. Allora, partiamo dal bronze, Panalcentro bronze, andiamo dalle terze classificate che sono due, Panalcentro U e Adamastor. Panalcentro United e la squadra Adamastor, che sono i ragazzi di terza classe dell'Accademia Navale. Presenti? No, comunque vabbè, hanno fatto la loro comparsa in campionato. Seconda classificata, Panalcentro C. Panalcentro United C, che ha disputato la serie campionato di Serie C. Ora, siccome ci gioco anch'io, quindi facciamo conto che sia presente. Perché non ho visto qualcun altro. Mi autopremio, mi autoapplaudo. Grazie. Grazie, allora, consegniamo questa coppa. 0 punti in 34 partite, ragazzi, non è da tutti, eh? Ok, orgogliosamente. Allora, questa la prendi, così facciamo la foto. Allora, andiamo a dare il premio per questo Panalcentro bronzo alla prima classificata. Associazione Sportiva Frittolese. Ecco la S Frittolese, che si è aggiudicata quest'anno il primo posto della fascia di bronzo di Panalcentro Cup. Qui presente Enis, presidente. E allora, eccolo qua. Allora, li tirano. Igor, se ci sei, vorrei. Ecco, allora, ovviamente questi ragazzi dormivano con la bandiera del Livorno quando tu facevi i gol, quindi erano nella culla. Complimenti, allora, ragazzi, guarda, eccola, fotografia anche per loro. Allora, andiamo avanti alla seconda classificata, che in finale... Girone Silver. Girone Silver, siamo sempre nella bronze, c'era anche un secondo classificato, che era la Panalcentro United C, comunque vabbè. Allora, andiamo Silver, con la terza classificata, il Silver, che sono due, la fascia Silver, Nuova Amaranto e FC Mykonos. Allora, un applauso particolare iniziamo col GS Nuova Amaranto, lo chiamiamo tutti qui, chiamiamo anche la presidente qui sul palco, tutti. Allora, c'è anche Alessio, loro vorrebbero mandarlo via, ma lui è talmente attaccato alla squadra che non molla. Bravo, allora. Abbiamo anche la presidentessa, complimenti. Ecco, sì, allora. Buonasera, abbiamo raggiunto questo traguardo che non ci aspettavamo assolutamente. Grazie a tutti, grazie ragazzi. Stanno migliorando questi ragazzi. Stanno migliorando tantissimo. Primo Silver. Fortunatamente siamo arrivati qua, e grazie a tutti veramente. Bene, allora, io vi invito a leggere cosa scrivono questi ragazzi su Facebook. Allora, questa è la... Mi sembra la penultima. Allora, bravo. Non so se allora, è una dell'ultima, però non quelle verso. Ma da un po' c'è qualcosa che non... Vabbè. Sulla coppa che dobbiamo dare ai ragazzi della Nuova Amaranto, allora, e poi Mykonos non c'è nessuno, perché vedono... No, anche il Mykonos l'ho visto prima, però evidentemente si è fatto troppo tardi. Allora, va bene, comunque la foto va bene con la coppa, tanto non si vede il nome, e poi ecco, poi vedrete con Andrea di recuperare quella giusta. Vai, allora. Si consegna, sì, si fa la foto. Grazie. Perfetto, grazie. E allora, seconda classificata. Oh,
andiamo avanti con la, diamo la coppa alla prima classificata di questo palla al centro silver, che è la squadra del Bagno Europa. Bagno Europa, un gruppo che si era formato già da 3 anni, non c'è nessuno. E allora noi passiamo avanti, andiamo nella zona gold, palla al centro gold, calcio 5, andiamo a dare il premio al capocannoniere se c'è. Lui è Jonathan Di Giacomo Antonio. Di Giacomo Antonio, Jonathan. Se no, è andato via, allora ci fa un segno che è già andato via. Andiamo avanti con le terze classificate, che sono le squadre di The Old Cayman e Teca System. The Old Cayman, Teca System l'ho visti poco fa. Matteo. Anche loro. Ma te, che lo dici? Vediamo se c'è la squadra seconda classificata, che è la squadra del Real Calura. Real Calura, secondi classificati. Loro ci sono. Questa fascia gold. Eccoli. Allora, Real Calura sul palco, per cortesia, eccoli. Grande, complimenti, bravi. È un gruppo di ragazzi che ha fatto veramente tantissimo, già l'anno scorso vincitore anche del Mundialito, e quest'anno secondi con la fascia gold di Palla al Centro Cup. La foto, il video. Grazie ragazzi, e passiamo alla prima classificata. Vediamo un po' di la questa edizione del... Fermo perché c'è qualcuno che deve venire su. Allora sì, premiamo subito allora la nuova Arlecchino, non possiamo farli aspettare ulteriormente. Allora vieni Matteo con i bimbi, ve lo posso chiedere io un applauso? Anche se siamo in corto finale per queste premiazioni del 2016. Eccola, che è anche il suo compleanno. Infatti, perché andiamo a fare questa premiazione, consegniamo la coppa. La nuova Arlecchino ha fatto tanti exploit anche a livello regionale e nazionale, quindi non siamo a... i giornali ne hanno raccontato tantissimo, Matteo. Quest'anno. Lì per lì, come ha fatto quei regionali, non è solo campionato, è la Champions che la finisce allo stadio. Tante partite, di là, 20-30 però diciamo che ci sono difficoltà. Abbiamo avuto calma, per i 40-50 minuti ce la siamo. Comunque i ragazzi sono felici di aver finito in campo. E anche perché alla fine quello che conta è l'integrazione sociale. Non perché un certo. Indipendentemente dal risultato, andiamo avanti per la nostra strada e siamo orgogliosi di questo. Bene, complimenti e grande. Bravi. Un grande grazie a te Matteo, a Natasha e a tutto lo staff della la nuova Arlecchino, che veramente si dà da fare tantissimo, credetemi. Grazie di nuovo Matteo. Un abbraccio a tutto il team. Salutiamoli, allora andiamo a premiare la squadra prima classificata. Arriviamo alla ciliegina sulla torta. Questa è una squadra che vince questa palla al centro cup nelle sue 3 edizioni, 2014, 2015 e anche 2016, che ancora non riusciamo a trovare un degno avversario possa... per cercare di portargli via questo trofeo. Allora, loro hanno scritto il regolamento, non si sono avvantaggiati di niente e quindi hanno dato tutte le possibilità alle loro avversarie, e comunque hanno vinto meritatamente questa 3ª edizione, e io sono felicissimo di poterli chiamare sul palco, e sono la S Plaza. Eccoli qua, S Plaza, vincitori di Palla al Centro Gold, prima classifica Cup Gold del 2016. Grande, vieni. Bravissimi ragazzi, bravi, complimenti. Allora, avvicinatevi. Allora, con la foto insieme a Igor qui nel mezzo. Stai attento che ti arruolano benissimo in squadra, Vieni qui nel mezzo, Igor. Allora, facciamo questa bella foto di gruppo.
palla al centro, si chiude, chiude allora, qui stasera le premiazioni. Con palla al centro chiudiamo questa, questa serata. E veramente sei stato incomiato. Oh, grazie, ci abbiamo fatta rientrare nelle 23:20 insomma, e siamo qua, io direi di chiamare nuovamente con noi Dario Ghiselli. Daniele, venite sopra, io vorrei anche Michele Crestacci che è stato allora, con anche, noi anche il premio del capocannoniere che è il giocatore del Plaza, sì, glielo possiamo consegnare. Il premio del miglior capocannoniere della, del torneo. Dai, dai. Questo, ecco qua, ce l'abbiamo? No, benissimo, tanto già allora. Allora, con questi nostri eroi a questo punto, perché vince 3 edizioni su 3 della Pallacentro Cup Gold, non è... da tutti il miglior clôture per salutarvi e darvi appuntamento ovviamente alle prossime stagioni, alla prossima attività, sempre con Promo Sport e con tutte le attività estive e ricreative che faremo. Dario Ghiselli, ti ridò il microfono. Grazie a Senkebi, grazie per essere stato con noi, grazie a Palla al Centro e a tutte le sue squadre e grazie ai ragazzi del Plaza che si portano via questo bellissimo trofeo. Grazie Dario, allora andiamo a premiare. Sì, potete, vi liquidiamo così, grazie. No, sì, guarda, Crestacci era convinto di dover andare via. No, no, rimani. Allora, andiamo con il Memorial Fabbri, con le varie 3 categorie, però.